matto. L'idea di effettuare un'immersione nelle gelate acque del nostro lago di Varese e da qualsiasi condizione di tempo è nata così, forse soltanto per fare un'immersione nuova, diversa dalle altre. Questo spiccato desiderio per l'avventura è certamente una costante tra tutti i subacquei e per noi subacquei varesini, dove le calde e trasparenti acque popolate dall'emblematico shark sono solo materiale per una serata di proiezioni, non resta che cercarle in altra maniera, per esempio questa. Domenica mattina, se l'abbondante nevicata scesa durante la notte e la gelida pioggia del mattino ha certamente fatto desistere molti dall'intraprendere qualsiasi progetto domenicale, per questi sub invece è motivo in più per mettere a dura prova la loro caparbia tenacia. L'immersione consiste nel tuffarsi in uno di questi fori e riemergere esattamente attraverso l'altro ad un centinaio di metri più avanti. Un errore qualsiasi non permetterebbe più al sub di riemergere. Comunque, a prova di qualsiasi norma ENPI, un solido e ben visibile filo d'Arianna verrà assicurato alla vita del primo sommozzatore che dovrà segnare il percorso.
difficile compito viene naturalmente affidato al nostro specialista in tecnica subacquea, Ambrosetti Carlo. Il successo o il fallimento di questa immersione è nei suoi calcoli. Precisione del suo percorso ancora una volta ne conferma la preparazione. D'Arianna viene naturalmente lasciato per segnare il percorso agli altri che seguono. Tra questi, alcuni documentano con foto e film l'inconsueta visione. Naturalmente, in queste acque, già tristemente famose per il loro precario equilibrio, lo scenario non è certamente tra i più entusiasmanti. Visibilità zero, come dimostrano questi pochi metri di pellicola. Al termine dell'immersione, mentre se ne assapora il felice esito, la soddisfazione non può essere che visibile sui volti di ciascuno, e se ciò la conferma della capace preparazione e della superlativa tenacia di questi sub della FIAS di Varese, l'allegro finale offerto ai pochissimi curiosi ancora increduli ne è certamente prova della loro spontanea generosità. La foto di gruppo non poteva certamente mancare, cosicché, grazie alla stampa locale,
l'impresa non cadeva nell'ignoto. E se per molti il fatto era passato tra la consueta cronaca di tutti i giorni, ad un certo professor Ravera, responsabile del Centro Servizi Radio Ecologico dell'Aurato di Ispra, la notizia rimbalzò a proposito. Cosicché, nemmeno 15 giorni dopo, ecco nuovamente questi sub impegnati in un'analoga immersione nelle acque del lago di Corseno, questa volta però al servizio della scienza. Professor Ravera, infatti, per completare alcune sue ricerche scientifiche sulle acque di questo bacino, mancavano appunto dei prelievi effettuati mentre l'intero lago si trovava in queste particolari condizioni climatiche. La giornata è più mite ed un timido sole sembra voler dar man forte all'impresa. Dopo i necessari fori, il tutto comincia con una frettolosa ma necessaria istruzione sull'uso dei vari arnesi al fine di familiarizzare ogni sub con questi oggetti da chimica. L'argomentazione è certamente un po' ardua per tutti, ma forse il pensiero di contribuire a comporre un complesso mosaico di dati scientifici, o forse più semplicemente la simpatica presenza dell'assistente del professore, non distoglie minimamente alcuno dall'attenzione dovuta. A gruppi e ciascuno con un compito ben preciso, non resta che saltare oltre quel gelido ed impenetrabile confine. Quel timido sole, che voleva forse esserci amico, si stava ora rilevando una vera minaccia al felice esito dell'impresa. I suoi raggi, col passare delle ore, hanno intaccato la gelida coltre di ghiaccio, al punto tale da renderla più fragile in vari punti, specie attorno ai fori praticati, rendendo veramente problematico il rientro dei vari sub. Thank you.
sulla sponda, tra la curiosità dei presenti, alcuni prelievi vengono immediatamente analizzati, altri invece conservati per un'analisi più specifica. Thank you.
dati formulati dal professor Ravera e doverosamente trasmessici poi anche a noi, sono ora gelosamente custoditi presso la nostra sede, certamente con nessuna presunzione scientifica, ma semplicemente con il giusto orgoglio di aver contribuito anche noi, nella nostra spontaneità, a scrivere una pagina di scienza.